Buongiorno a tutti e ben ritrovati ragazzi, sono tornato, questo è il mio nuovo angolo svapo, il mio nuovo studio. Oggi vi parlerò della Billet Box by SXK. Questo è l'angolo svapo di Marco, recensioni fatte con lo stile di sto mondo incredibile. Iscriviti al canale, sta a guardare, qui ci sono news e cose da imparare. Billet Box 70 Watt by SXK, questa è la sua scatola, andiamo subito a vedere cosa troviamo all'interno. Eccoci qua, nastrino per sfilare le batterie da dentro la box, adattatore per coil Aspire, ovvero Nautilus, adattatore per coil Kangertech. Da quest'altra parte troviamo la box, sotto la box una confezione con o-ring di riserva. Andiamo ad aprire la box. Beh ragazzi, esteticamente la Billet Box è una scatolina quadrata, proprio la sua particolarità è di non avere tanti fronzoli. Troviamo il tasto del Fire leggermente sbassato nello sportellino laterale, questo fa sì che mettendola nei jeans non abbiate attivazioni accidentali eccetera eccetera, quindi a meno che dopo se la mettete in un marsupio con delle chiavi il tasto si schiaccia, comunque 5 clic poi la spegnete. Sotto il pannellino laterale comunque rimovibile non trovate nient'altro che il tasto e le viti per smontare eventualmente tasto, circuito e cose varie che non vanno smontate. E da quest'altra parte della box, tagliando il pannellino, troviamo l'atomizzatore, il tank, lo spazio per la batteria e diciamo i selettori del circuito. Andando, ecco qua. Qui c'è questa striscetta di cotone che abbiamo trovato nella confezione, non serve ad altro che da mettere così intorno alla batteria in modo che poi riusciate a sfilarla in maniera semplice, perché altrimenti rimarrebbe un po' scomodo. Questo è il circuito, abbastanza essenziale, con il selettore più si sale con i watt, con il selettore meno si scende con i watt. I tre click per entrare nel menu che vi dà la possibilità di andare in meccanico, in vari watt, in controllo della temperatura nickel, titanio o stainless steel. Io la vado a rimettere su watt. Cosa si può aggiungere di questa box? Dunque, il tank si smonta in questa maniera qua, c'è questo pezzo qui sopra che va svitato, adesso io lo faccio con le dita che non è avvitato in maniera molto stretta. Si smonta il tank in questa maniera qua, allentando la parte di sopra, e vi viene via il tank. Questo è il tank che trovate nella confezione. Il tank si apre in questa maniera, dopo per andare a fare il refill si fa da questa parte qua. Continuando a smontare, vediamo che comunque all'interno c'è questo atomizzatore qua, che è quello che vi viene fornito diciamo in bundle da SXK, ma non è l'unico atomizzatore disponibile. Infatti la box la sto utilizzando con un altro atomizzatore che adesso dopo vi faccio vedere. E adesso questo qui si svita così, dopo logicamente si leva anche la campana. Questo qui è il deck, diciamo, dell'atomizzatore che viene fornito in bundle con la box. Io sto utilizzando quest'altro atomizzatore. Ho preso un tank di ricambio, all'interno di questo tank di ricambio ci sono andato a installare un altro atomizzatore che si chiama Exocet. A me questo atomizzatore mi piace di più. Fondamentalmente la posizione delle torrette e tutto il resto è molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima, ma ha un sistema di wicking un po' diverso. Come potete vedere, sulla parte laterale si lasciano fuoriuscire le baffette di cotone ed è molto più semplice di quell'altro che c'è in buchi, perché praticamente qui basta lasciarli lunghi, si infila la campana sopra e quello che passa in mezzo lo tagliate, quindi è più semplice che andare a infilare il cotone nei buchi come quello lì che esce di serie. Niente ragazzi, io rimonto la box, passiamo alla prova di svapo e considerazioni personali. Billet Box by SXK 70 Watt, questa è la versione Total Black, è disponibile anche in versione grigia
in versione fucsia ed azzurra. È disponibile anche la versione con DNA 60, che io ho scartato perché diciamo c'è una grande differenza di prezzo tra questa qui e quella col circuito DNA 60, e perché comunque sulla billet box, sia questa sia su quella originale, non c'è, diciamo, la porta micro USB. Non essendoci la porta micro USB, il circuito DNA 60 lo sfruttate, ma fino a un certo punto, perché comunque non potete collegarlo alle Scribe per fare le varie personalizzazioni. Quindi ho deciso di provare un circuito proprietario di SXK. Cosa si può dire di questo circuito proprietario by SXK? Beh ragazzi, è un circuito molto semplice ma funziona bene. Quando schiacciate Fire l'erogazione è immediata, i watt che eroga sono watt reali, la lettura delle resistenze è una lettura reale, perché tanto ho rigenerato comunque l'atomizzatore della billet su un'altra box, tra l'altro con DNA 75, la lettura della resistenza era pressappoco la stessa che ha letto, diciamo, il circuito proprietario di SXK, quindi è un circuito comunque abbastanza preciso. Cosa si può dire di questa billet box? Cosa c'ha di bello la billet box? La billet box c'ha di bello che riesce ad abbracciare una grande platea di pubblico, praticamente riesce ad abbracciare chi svapa con... chi ha un modo di svapo di guancia a testine, che può utilizzare le testine del Nautilus e svapare tranquillamente con le testine del Nautilus, chi vuole svapare comunque a testine ma in modo un po' più polmonare può utilizzare le testine della Gangertech, chi vuole rigenerare può rigenerare attraverso l'atomizzatore che viene fornito insieme alla box, o ad altri cioè puoi anche installare altri atomizzatori che sono venduti separatamente, anche loro replicati da SXK. Io adesso in questo momento sto utilizzando l'Exocet, mi trovo veramente bene, ci sto svapando di polmoni a 17 watt con una coil fatta su punta da 2,5, 8 spire di 28 VG Cantal, e posso dire che va veramente bene. Cioè il bello di questa box è che praticamente è un prodotto singolare, cioè è un prodotto singolare ragazzi, perché cioè come la billet box non ne trovate altre in giro, cioè la billet box è questa e basta. Non è come, per dire, gli atomizzatori che stanno venendo fuori di recente, che sono tutti più o meno uno simile all'altro. Questa qui è molto molto singolare ragazzi, questa è la billet. La billet, oltre alla billet non ci sono altri prodotti che sono fatti tipo la billet, no, la billet e basta. Ma intorno alla billet comunque ruota un mercato, diciamo, di accessori quali pannelli, sportellini, grip tip proprietari, atomizzatori da cambiare dentro, che la rendono comunque completa come box, praticamente una box che si va ad adattare più o meno a tutti i tipi di svapo. Logicamente se ci volete svapare in clauchasing puro con delle mega resistenze giganti eccetera eccetera, qui non lo potete fare, però potete svaparci sia di polmoni, sia di guancia, sia a testine e sia rigenerabile, quindi cioè una box molto molto completa. Le finiture della box sono veramente ottime, cioè ragazzi io ce l'ho da un paio di giorni in mano e la sto utilizzando, mi sto trovando bene. La gestione della batteria del circuito by SXK va veramente bene, perché tenete conto che di media io ci svapo con questo settaggio qui, ci svapo all'incirca quei 3,5 tank di liquido. 3,5 tank, tenete presente che ogni tank sono all'incirca 5 ml, diciamo che va 16-17 ml con una batteria, ce li fate tranquillamente, quindi box promossa a pieni voti. Beh ragazzi, cos'altro si può aggiungere? Beh ragazzi, bella un bel po', cos'altro si può aggiungere? Io adesso in questo periodo, adesso diciamo, mettiamo da parte il discorso della box, in questo periodo io finalmente mi sono trasferito, come potete vedere questa è la nuova location. Io non so quanti video riuscirò a fare, se riuscirò a farli con la frequenza di prima, ma io cerco, cioè praticamente sto in un momento della scimmia che non è, c'ho quella scimmia che mi bussa di continuo, che mi fa comprare tutto quello che mi passa davanti. Quando trovo un prodotto come questo che mi interessa realmente, mi interessa veramente, mi suscita la curiosità, io comunque lo acquisto per me e, volendo, cioè avendo il tempo, farò anche le recensioni. Ragazzi, cosa altro aggiungere? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, condividete il video, taggate i vostri amici sotto, facciamo girare, facciamo crescere il canale. Svapatina finale, alla prossima.